diventa dura per tutti. Ecco. Quindi gara 1 resettata e andiamo a gara 2. Secondo me sulle percentuali dal tiro hanno fatto poco, nel senso quando parlo di almeno 7-8 tiri con i piedi per terra, tra l'altro con Valentini, con Toscio, con Pollone, quindi con dei tiratori, e le percentuali sono così basse, secondo me hanno fatto poco. È chiaro che è una squadra che oggi col nuovo assetto gioca con Reyes da 3, Candussi da 4, che è una squadra enorme, è una squadra che anche quando va in rotazione ha sempre corpo, sempre taglia, sempre energia e quindi non è facile. E poi non dobbiamo dimenticarci che comunque noi giochiamo senza la nostra prima punta e questo, come avevo detto, perché era abbastanza evidente, non perché sono un mago o bravo a capirlo, era evidente che alzandosi il livello e la fisicità degli avversari, la nostra assenza di Allen sarebbe venuta fuori in maniera più importante, in maniera più evidente, non era una cosa abbastanza scontata e così è stato. Quindi è chiaro che noi per stare in questa serie dobbiamo tirare con percentuali diverse, c'è poco da girarci intorno, cioè al minimo errore noi dobbiamo avere la capacità di punire questa Trieste perché altrimenti si fa dura. I rimbalzi, credo raramente abbiamo perso la sfida a rimbalzo in questo modo, c'è da dire anche che nei 51 rimbalzi totali di Trieste, 31 sono difensivi e nasce dal fatto che non abbiamo mai segnato e quindi è chiaro che la differenza era lì all'intervallo, eravamo già sotto dal punto di vista, secondo me siamo andati meglio, credo di aver calcolato nel secondo tempo abbiamo fatto 16 contro 23, quindi siamo andati un po' a bilanciare, però è chiaro che abbiamo fatto fatica, secondo me la percentuale del nostro tiro ha condizionato molti aspetti di questa gara, è stata una gara difficile, è diventata poi difficile, ripeto, Trieste non ha mai, tranne in alcuni momenti, non ha mai mollato la qualità e le sue percentuali, quindi poi è diventato tutto molto più difficile. Noi non decidiamo mai che cerchiamo sempre di lavorare per prendere i tiri giusti. E oggi i tiri giusti, credo, ripeto, non sempre, perché abbiamo fatto anche degli errori, abbiamo fatto delle palle perse, però abbiamo prodotto anche dei buoni tiri. Io ricordo tutto il primo tempo ho continuato ad applaudire la squadra perché prendevamo buoni tiri ma non segnavamo mai. È chiaro che però prima o poi bisogna iniziare, non è mai successo, non ci siamo mai sbloccati, succede, loro di là hanno sempre fatto canestro. E quindi già una partita che di per sé per noi è difficile, perché bisogna riconoscerlo, poi lo diventa ancora di più. È chiaro, è una partita dove in aria fai fatica ad andare, perché Reyes l'anno scorso giocava da 4 in Serie A, e Candussi ha giocato da 5 e gioca da 4, Vildera, e quindi gli spazi anche nell'aria sono abbastanza limitati, ecco, quindi ripeto, abbiamo preso quelli che dovevamo prendere, dovevamo metterli, soprattutto quelli presi nella maniera giusta, non sempre, però avremmo dovuto tirare con percentuali diverse, ma adesso non ha senso, ripeto, dobbiamo provare a fare una partita diversa, chiaramente adesso psicologicamente il peso su gara 2 aumenta sulle nostre spalle, però dobbiamo affrontarla con un altro spirito, non che lo spirito di oggi non era giusto. Però ripeto, le difficoltà della gara ci hanno messo in difficoltà. Di non deprimersi, di non pensare che sia finita, perché è chiaro, dobbiamo tenere viva la serie e poi pensare al dopo. E non dobbiamo farlo innanzitutto perché lo dobbiamo a noi stessi, alla stagione che abbiamo fatto, alla mentalità con cui abbiamo affrontato questo campionato, questa stagione. E quindi dobbiamo fare quello. Poi ripeto, se Trieste ripeterà la stessa partita in termini di qualità, di intensità e di percentuali, stringeremo la mano a Trieste e accetteremo la sconfitta. Noi dobbiamo provare a fare una partita tra 2 giorni migliore dal punto di vista offensivo, cercando di più o meno ripetere la partita difensiva, facendo un po' meglio e sperando anche in qualche tiro sbagliato, perché, ripeto, è una squadra che ha talmente tante qualità. Cioè, se oggi Filloi fa meno canestro e fa 1 su 8 da 3 e poi escono i 4 tiri di Luzier, è chiaro che la partita diventa difficile. Candussi può segnare da 3, ma non sempre può tirare con queste percentuali. Alcune situazioni ci hanno punito.